Consiglio regionale della Toscana celebra il giorno del ricordo, la commemorazione dedicata alle vittime delle foibe. Ad aprire la seduta solenne il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Foibe ha detto: genocidio di dimensioni inaudite, oggi ricordiamo perché non riaccada. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la giornata del ricordo è istituita grazie a un toscano, Carlo Azeglio Ciampi. Tra gli ospiti della seduta lo storico Gianni Oliva e Daniela Velli, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Il Consiglio regionale della Toscana ricorda la tragedia delle vittime delle foibe, dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati e la complessa vicenda del confine orientale, e lo fa con una seduta solenne, in ottemperanza alla legge 92 del 2004 che istituì il giorno del ricordo. Un momento in cui le istituzioni sono chiamate a rinnovare la memoria di una pagina drammatica della nostra storia affinché non si ripeta. Siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Una celebrazione, quella del giorno del ricordo, che ha radici nella nostra regione. A istituirla, infatti, fu proprio un toscano, il presidente Carlo Azeglio Ciampi. Noi abbiamo per anni vissuto una sorta di dimenticanza del dramma che si consumò in territori italiani come l'Istria, la Dalmazia, Fiume, e devo dire che fu il presidente Ciampi, un toscano, a volere la giornata del ricordo, perché il 10 febbraio è la data di uno dei più importanti trattati di pace su quell'area, che indubbiamente vide i confini nord-est dell'Italia la parte più discussa all'indomani di una seconda guerra mondiale a cui il fascismo ci aveva portato in condizioni di assoluto disagio, come sostanzialmente sconfitti, e in quel contesto ecco la perdita da parte del nostro paese di territori che erano italiani da secoli e secoli, in particolar modo vicini alla Serenissima di Venezia. Devo dire che quando noi rileggiamo Dante nella Divina Commedia, che ci parla dell'Italia che si chiude con Pola e quindi con l'Istria, ti fa capire come in realtà il fatto di vedere tante famiglie di italiani scacciate dai territori dove erano consolidati da secoli, famiglie che furono 400.000 persone, l'immagine più significativa è quel battello, quella grande nave dal nome Toscana che porta via dal porto di Pola tantissimi italiani, è il segno di una situazione di disagio che vissero quelle famiglie nel risistemarsi lungo la penisola, ma contemporaneamente nel ricordo delle migliaia di persone che erano state uccise, gettate senza alcuna responsabilità e senza nessuna colpa nelle cavità del Carso, appunto le foibe. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere, e quest'anno un segnale, anche quei territori, Croazia, che vedono la doppia targa della lingua italiana e croata, avranno l'euro, perché dal 1 gennaio l'integrazione europea ha portato anche quel paese a stringersi di più. È un segno di una progressiva integrazione fra i popoli di cui abbiamo bisogno nel segno dell'Europa, ma mai senza dimenticare cosa accadde nelle foibe, cosa accadde in quell'allontanamento di massa dalle loro case di tanti italiani dell'Istria, di Fiume, di Zara, della Dalmazia. La seduta solenne del Consiglio regionale è stata anche l'occasione per ascoltare la testimonianza di chi,
La vicenda dell'Esodo l'ha vissuta come una storia di famiglia e la conosce da sempre, grazie ai racconti dei propri genitori. Da docente e da presidente del comitato NVGD in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal ministro Bianchi nell'ottobre scorso, proprio in vista di una memoria che deve andare oltre, in applicazione a quella che è la risoluzione del Parlamento europeo, proprio nella memoria di un'Europa condivisa. Mio nonno e mio papà, le sorelle di mio papà e mia nonna, sono nate ad Orsera d'Istria, un piccolo paesino di pescatori nel cuore dell'Istria. Vennero via con un passaporto provvisorio, valido solo per il viaggio di rimpatrio, nel 1948. Mia nonna però era dell'entroterra, parlava anche il croato e per paura che la milizia jugoslava titina la fermasse alla frontiera partirono di notte su una barca e costeggiandolo arrivarono in Italia, a Trieste. E, italiani due volte, uno per nascita e uno per scelta. La storia è stata un po' lunga perché poi si trasferirono a Fertilia, una cittadina incompiuta del Duce sulla costa nord-occidentale della Sardegna. E lì, insieme a tantissimi altri orseresi e rovignesi, ricostruirono quella che era la loro identità. E se tornata a Fertilia, le vie parlano di quella storia, via Pola, via Rovigno, via Istria, via Trieste. Sono arrivata a Firenze nel 2002, per amore di un fiorentino. E quindi mio nonno poi da Fertile andò a Torino nel 1960 per un problema di salute, perché non poteva più andare per mare e quindi decise di andare a Torino. E ecco perché io sono nata a Torino per caso, però nel sangue mi scorre sangue istriano, e orgogliosamente sangue istriano. Una vicenda complessa quella del confine orientale, che per molti aspetti ci riporta ai giorni nostri e alla guerra in Ucraina. Ma credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nord-orientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica, i problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista, che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone, fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste, inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani, che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati. E poi quando quelle terre diventano Jugoslavia inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Ecco, io credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia quando è finita la guerra ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. E così è stata omessa dal dibattito. E quando delle cose non si parla, nascono le strumentalizzazioni, le bandierine. Il problema è che gli infoibati e gli esuli giuliano-dalmati non erano né di destra né di sinistra. Sono il prezzo che l'Italia ha perso alla sconfitta della guerra,
e avevano per la guerra le stesse responsabilità dei fiorentini, dei torinesi, dei siciliani. È che la guerra colpisce chi si trova a vivere nel posto che in quel momento diventa sbagliato, esattamente come oggi vivere a Zaporizhia o a Kharkiv è diverso dal vivere a Leopoli, che è all'estremità occidentale dell'Ucraina. Proprio sull'attualità della giornata del ricordo e sulla responsabilità delle istituzioni di commemorare questa ricorrenza si sono soffermati i due vicepresidenti del Consiglio regionale della Toscana. Il momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato bene descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato, e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto ieri come oggi come domani, e la guerra deve essere ripudiata. Questo dice la Costituzione repubblicana. Se tutti nelle Costituzione avessero un articolo come il nostro sul ripudio della guerra, probabilmente non avremmo certe pagine purtroppo dolorose come quella della invasione della Russia in Ucraina. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato, e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare, non soltanto in Italia, in Europa e nel Un messaggio, quello della giornata del ricordo, condiviso e rilanciato da tutte le forze rappresentate in Consiglio regionale, in modo trasversale e al di là dell'appartenenza politica. Ma intanto rimane una cosa per me non scontata, che il Consiglio regionale appunto voglia ricordare i martiri delle foibe in questa giornata. È una cosa non scontata, non è scontato che questo ricordo di una tragedia italiana sia diventato patrimonio delle istituzioni italiane, perché fino a pochi anni fa non era così, non era scontato che i comuni, le regioni, le istituzioni in generale ricordassero questa tragedia. Quindi intanto rimane l'importanza del fatto che anche il Consiglio regionale della Toscana voglia dedicare una seduta solenne a ricordare il martirio di tanti fratelli, tante sorelle italiane che furono uccisi o costrette a scappare dalla propria terra con l'unica colpa di essere appunto italiani. E quindi, insomma, da questo punto di vista è un grande passo avanti nel ricordo di una delle tragedie probabilmente più gravi che il nostro popolo ha subito in questi anni. È stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta, guardando alla storia e cercando di conoscerla, anche per fare il nostro mestiere di politici, oltre che di cittadini. È stata una bella seduta, una seduta importante,
La memoria su questi fatti storici è decisiva per non solo manifestare vicinanza a tutti i familiari, a tutte le realtà, le comunità che hanno sofferto questo momento drammatico, ma anche per contestualizzare un momento storico assolutamente controverso, difficile, complesso, sulle quali credo le note che sono state dette anche oggi e che saranno dette in tanti contesti dove viene ricordato, sono importanti da analizzare con attenzione, perché questa controversia continua tutt'oggi. Io personalmente sono veramente molto vicino alla sofferenza di questi popoli, alla situazione che hanno dovuto soffrire, a un periodo storico italiano veramente difficile. Quindi credo che sia importante, ho partecipato con grande vicinanza a quello che è stato detto e alle analisi che sono state. Credo che anche questa tragedia, debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare, tanto più oggi, nel momento in cui ancora ai margini dell'Europa, e che riguarda l'Europa stessa, è ancora in atto una tragica guerra che riguarda ancora una volta la contesa dei confini. Quindi è bene che le istituzioni, è bene che le scuole, è bene che chi ha passione civile ricordi questi momenti per guardare con speranza al futuro, perché non si ripetano quelli che invece sono stati momenti tragici del passato. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.